Ovviamente noi attendiamo la consegna dell'autostazione per riunirci con l'AIR e riprogrammare la mobilità sia dell'urbano che dell'extraurbano. Non parlerei solo e soltanto di spostamento o di trasloco del terminal. Noi abbiamo bisogno di riorganizzare il trasporto. Voi sapete che c'è l'idea del terminal a Borgo Ferrovia, c'è l'autostazione a centro città, quello di Borgo Ferrovia ovviamente ha tetti più rapidi eventualmente anche per partire, c'è l'ipotesi di Torrette di Mercogliano o dell'uscita del casello autostradale e c'è la metro leggera. Quindi non sarei, diciamo, non userei una espressione semplicistica, trasloco, spostamento allo stazione. Dobbiamo riorganizzare tutto il sistema all'interno del quale ovviamente c'è allo stazione, vediamo se ci dovrà essere ancora Piazzale degli Irpini, vediamo cosa potrà esserci ancora e tutto questo sarà oggetto di una riunione specifica con Acconcia e con Sostanza. Io auspico ovviamente che se come sarà certamente da quello che viene annunciato il terminal sarà consegnato nel mese di luglio, da settembre forse anche prima sarà utilizzato, vediamo per quali corse, questo dicevo, va inserito quell'intervento, va inserita la stazione all'interno di una riorganizzazione più generale, anche perché lì passerà la metro leggera, dobbiamo capire come gestire anche le corse per i quartieri, dobbiamo capire come gestire l'extraurbano, vi ricordo il parcheggio di Campetto Santa Rita, 220 posti, ed è evidente che se lo utilizziamo per i parcheggi auto, l'extraurbano Sita ad esempio dovrà trovare un'altra ubicazione. Insomma, noi stiamo riorganizzando il sistema di trasporto e di mobilità in città, attendevamo l'autostazione per completare questa pianificazione e penso che non ci siamo pronti per farlo. Sarà sicuramente strategica, non so se sarà il cuore, perché ad esempio nella mia visione di mobilità il trasporto extraurbano che proviene dalla parte est della città dovrà fermarsi a Borgo Ferrovia e coloro i quali utilizzeranno l'extraurbano dovranno poi usufruire della metro leggera. Anche perché altrimenti, ragazzi, non avrebbe senso un trasporto a basso impatto ambientale che passasse per Borgo Ferrovia. Noi di fatto stiamo finalmente dando anche un senso di prospettiva e strategico alla metro leggera con i parcheggi tipo Campetto Santa Rita, tipo Piazza Kennedy già realizzato, e all'interno di questo ragionamento ovviamente si inserisce in maniera anche fondamentale l'autostazione, ma non in maniera assoluta.